La bandiera arcobaleno attraversa la città al ritmo di musica e balli e una fiumana di persone l'accompagna. È il Gay Pride di San Paolo del Brasile, che ha portato in piazza quasi 1 milione di festosi e poco vestiti manifestanti. Con loro anche Idelis Salvatti, ministro per i diritti dell'uomo di Brasilia, che sostiene il progetto di legge contro l'omofobia. È una legge molto importante, ha spiegato, perché è il modo per garantire un diritto, il rispetto e per lottare contro la violenza e la discriminazione. Non è una cosa clamorosa, ha aggiunto un manifestante con tanto di corna, ma criminalizzando l'omofobia, molti adolescenti non dovranno più subire episodi di bullismo a scuola. Tra cortei, baci e autobus, il Pride brasiliano ha mostrato le consuete immagini di festa e di disinibizione, con un obiettivo molto chiaro, l'affermazione dei diritti di tutti. Noi vogliamo, ha chiusato una bionda con tanto di pallone tra i capelli, mettere fine ai pregiudizi e al machismo e vogliamo che noi gay ci si possa integrare perfettamente nella società, nel lavoro quotidiano, nella scuola e anche nella chiesa.